In questo piccolo corso parleremo di equazioni a derivate parziali. Allora uno dirà, è un corso di analisi? No, perché ho scritto sotto della fisica matematica. In particolare ho già parlato leggermente di equazioni differenziali a derivate parziali del primo ordine quando ho parlato dell'equazione di continuità e ho fatto vedere anche quali cose si fanno, insomma quali magheggi si fanno per risolverla. Qui vorrei introdurre equazioni a derivate parziali del secondo ordine, quindi in cui sono presenti derivate di una funzione, derivate parziali, magari una funzione di due variabili, x e t, e sono presenti, oltre alla funzione, le derivate fino al secondo ordine. Queste equazioni riguardano, sono modello di tantissimi fenomeni, lì ne ho scritti qualcuno, ma ce ne sono tantissimi, acustica, aerodinamica, elasticità, abbiamo visto per elasticità la fluidodinamica, abbiamo visto l'equazione di Navier-Stokes, abbiamo visto anche le normali equazioni della fluidodinamica, quelle di Eulero, insomma ci possono essere derivate parziali seconde nell'accelerazione, quando si scrive l'accelerazione. C'è un laplaciano che viaggia, insomma. Elettrodinamica, geofisica, biologia poi ce n'è per tutti i gusti. Scrivendo biologia ci sono anche, ora sono molto di moda, le cosiddette equazioni di diffusione delle epidemie, ma di qualunque cosa, anche dei profumi, degli inquinanti, di quello che volete, in questa categoria rientrano moltissime equazioni a derivate parziali del secondo ordine. Allora, ho scritto qui tre temi, perché sono tre diversi tipi di equazioni a derivate parziali del secondo ordine che sono chiamate proprio le equazioni della fisica matematica. A suo tempo, per esempio, io quando ho fatto il corso di laurea in matematica c'era un esame che si chiamava Istituzione di Fisica Matematica, dove si trattava proprio queste equazioni e proprio tutta la teoria. E vi garantisco che di fisica c'era poco, perché c'era tutta la trattazione delle serie di Fourier, lo sviluppo in serie di Fourier, le trasformate di Fourier, e tutta una serie di questioni. Allora, le equazioni cosiddette della fisica matematica si possono dividere, insomma, di tre tipi. Ci sono le equazioni di diffusione del calore, le equazioni delle corde vibranti o le equazioni delle onde. Quindi tra le corde vibranti potete mettere anche le vibrazioni delle corde di uno strumento e le cosiddette equazioni di Laplace, che sarebbero laplaciano di una certa funzione uguale a zero, che caratterizzano un sacco di fenomeni, tra cui per esempio anche fenomeni di fisica 2, diciamo, cioè il potenziale elettrostatico obbedisce a un'equazione di questo tipo. Le ho scritte perché queste tre equazioni sono il modello di tre tipi principali di equazioni alle derivate parziali del secondo ordine, che tra l'altro prendono il nome, il tipo prende il nome da una cosa che non vi aspettereste, cioè dalle coniche. Infatti si chiamano equazioni paraboliche, iperboliche e ellittiche. Il perché lo vedremo fra un po', ma fra un po'. Allora, cominciamo a parlare dell'equazione del calore e come si può ricavare l'equazione del calore. Naturalmente io farò una cosa molto semplificata, perché dovrei entrare nel merito di questioni anche chimiche, oltre che fisiche e chimiche, e non ho né il tempo né la competenza per farlo, quindi non posso farlo, insomma. Proviamo a dare una spiegazione di come si può ricavare l'equazione del calore. Allora, prenderò la cosa più semplice, una bacchetta di un certo materiale, lunga L. Qui supponiamo che abbia una sezione di area A, quindi sezione
Aria. E qui fissiamo un'orientazione X. Allora, intanto diciamo delle cose. Il calore si può trasmettere sia per conduzione che per convezione. Questo lo avete sentito sicuramente dire. Cos'è la conduzione? Allora, la conduzione è il risultato di collisioni tra molecole limitrofe che si trasmettono l'energia cinetica di vibrazione da una molecola all'altra. E questo avviene sia che le molecole si muovano, ma anche se non si muovono molto. Questa è la conduzione. Se le molecole invece si muovono, si ha quello che si chiama la convezione. Diciamo, noi scriveremo la conduzione del calore, poi farò vedere come si può rimaneggiare, insomma, questa equazione per metterci anche il fenomeno della convezione, ma cominciamo dalle cose più semplici, se no. Allora, prendiamo appunto una bacchetta e ricaviamo la equazione del calore, come si suol dire, unidimensionale, cioè in un'unica dimensione. Allora, prendiamo E di XT, chiamiamola così, questa è la densità, sia la densità di energia termica per unità di tempo e unità di volume. Stabiliamo un punto X, qui un altro, X più delta X, e unità di volume è tale che l'energia termica tra X e X più delta X sia E di XT per A delta X, quindi per il volume, A per delta X. Allora, supponiamo che la superficie laterale, questa qui, sia isolata, per cui l'energia che fluisce tra X e X più delta X c'è solo per il fatto che c'è una sorgente dentro, oppure passa del calore da qui a, cioè c'è un flusso di calore o in questa direzione o in questa direzione. Allora, scriviamo a parole che cosa vogliamo scrivere. Allora, la variazione di energia termica intendo, o tasso di variazione, perché poi faremo le derivate, è uguale all'energia, energia che fluisce attraverso i bordi per unità di tempo più energia generata all'interno, magari dice una sorgente, non sappiamo, all'interno per unità di tempo. Questo è a parole quello che vogliamo esprimere. Allora, se io questa è la densità di energia, per cui il tasso di variazione altri non è che la derivata rispetto al tempo, ma devo scrivere derivata parziale perché questo dipende anche. Allora,
la posso scrivere così o anche portare questo fuori, tanto questo è costante. Quindi questo è il tasso di variazione. Per scrivere queste altre cose, allora, questo è semplice perché se io chiamo Q l'energia del calore per unità di tempo all'interno, questa sarà Q per A per delta X, quindi questo termine, poi questo Q potrà dipendere da X e da T, questo lo vedremo. Allora, questo bilancio che io qui ho scritto a parole, che io la devo cancellare perché ho bisogno di spazio. Allora, la derivata uguale, questa ancora non l'ho scritto. Non l'ho scritto perché devo introdurre un'altra cosa. Allora, chiamiamo con phi di x t, phi di x t, l'ammontare di energia che fluisce, quindi flusso, che fluisce, ecco, verso destra, devo ho già stabilito un verso di percorrenza. Quindi se phi è positiva vuol dire che il flusso va in per così. Se phi è negativa vuol dire che il flusso è per così. Allora, la montagna di energia fluisce verso destra per unità di area, per unità di tempo, sempre, e unità di area. Quindi se io voglio scrivere questa roba qui, questa qui altri non è che phi di x t per a meno phi di x più delta x per a. Dice perché qui ci ha messo il meno? Perché qui c'è un certo flusso e qui, vabbè, dice la sezione, no? Quindi qui o entrante o uscente va di qui o va di là. Qui va nel verso opposto, nel senso che quando questa entra, nello stesso senso qui esce. Quindi per questo ci ho messo il meno. Allora, questa mia variazione sarà data da, scriviamo il tutto, poi ci sono un po' troppe cose che non conosciamo, quindi dobbiamo legarle l'una all'altra, sarà data da dE su dt e dxd, avevo detto che a delta x lo posso mettere anche fuori, uguale a phi dxd a meno phi dx più delta x t a più q a delta x. Allora, questo diciamo è circa uguale, perché ho detto stiamo trascurando effetti di convezione, eccetera. Però quanto più piccolo è delta x, tanto più è uguale. Allora, a questo punto divido per a e divido anche per delta x. Quindi avrò che la derivata rispetto al tempo di e di xt sarà uguale a phi di xt meno phi di x più delta x t fratto delta x più q. A questo punto, come vi aspetterete, si fa il limite per delta x che tende a 0 e si ottiene di questa cosa e si ottiene. Allora, questo ormai abbiamo capito come sta. E si ottiene che la variazione di energia termica di S di T, di X di T,
è uguale a la derivata di phi, anzi a meno la derivata di phi rispetto a x di x e t più q. Ora, questa è la, diciamo, l'equazione. Si può fare di l'equazione, insomma, questo è quello che avevo scritto a parole. Si può fare una derivazione e ottenere lo stesso risultato se invece che parlare in termini di derivate parliamo in termini di integrali. Cioè, io prendo la mia, sempre la mia bacchetta di sezione A, poi prendo due punti, due posizioni A e B, allora la mia energia termica è uguale all'integrale tra A e B, è uguale all'integrale della densità di energia, una densità in questo caso lineare, e quindi l'energia è questa. Allora il tasso, quindi la derivata di questa, come varia, è dato da phi di A t meno phi di bt q più l'integrale tra a e b di q di x e t in dx. Ora voglio dire, se penso che qui dentro ci sia una sorgente che dà calore, allora siccome però questa la posso scrivere come l'integrale tra a e b della derivata di phi rispetto a x con meno davanti in dx, allora ottengo che questo è uguale, non so più dove scrivere, scrivo qua su. Allora qui supponendo che si possa fare, porto la derivata sotto il segno di integrale, allora mi diventa derivata parziale perché questa è una funzione di due variabili, uguale a meno integrale tra a e b di phi su dx e dx più integrale tra a e b di q in dx. Quindi integrale tra a e b di derivata rispetto al tempo di a di x t più phi su dx meno q tru in dx è uguale a 0. Supposto che questo sia vero, cioè valga per ogni intervallo b, levo l'integrale, supposto che tutto sia continuo come si fa sempre, levo l'integrale e quindi ho quelli che ho scritto sopra, di a su dt più di phi su dx meno q uguale 0. Ah, vabbè, come la volete scritta. Ora, dobbiamo legare e phi, no? Allora, normalmente i processi termici, allora, quindi abbiamo ottenuto la stessa cosa sia ragionando in termini di integrale densità, sia ragionando in termini, diciamo, differenziali. Lasciamola così, tanto questa è. Allora, normalmente si ragiona in termini di temperatura. Allora, vediamo di legare l'energia termica alla temperatura. Allora, sia C quello che si chiama il calore specifico, di una certa materiale, nel nostro caso il materiale della di cui è fatta la bacchetta. E cos'è il calore specifico? È l'energia che deve essere data ad un materiale, perché la sua temperatura aumenti di, diciamo un grado,
normalmente non si misura in gradi, cioè questi sono gradi centigradi, però la scala è in gradi, è la temperatura assoluta. Comunque, sono gradi centigradi. Ma la cosa, diciamo, a noi interessa fino a un certo punto, perché sia il calore specifico, poi è misurato e misurato. Allora, normalmente questa energia dipende dal materiale e dipende anche dalla temperatura. Allora, sia U la temperatura, la U dipenderà dal posto e dal tempo. Dicevo, il calore specifico normalmente dipende dalla temperatura, perché una cosa è innalzare la temperatura da 0 gradi a 1 grado, e una cosa è innalzare la temperatura, che ne so, da 59 gradi a 60 gradi. Però noi lo considereremo costante. Poi supponiamo anche, è una supposizione che faremo tra un minuto, supponiamo anche che il materiale di cui è fatta la nostra bacchetta che stiamo prendendo come modello per scrivere l'equazione del calore sia omogenea. Allora, l'energia termica che sarebbe EdXT è data da EdXT per A delta X, naturalmente, per è data dalla massa per il calore specifico per la temperatura. Allora, nel nostro caso la massa è la densità per il volume. La densità è rho, in genere dipende da x, non facciamola dipende anche da t, poi ho detto la prenderemo omogenea, per il volume che è a delta x, per c, per x. Questa è la massa. Per c, per u di x e t è l'energia. Allora, la nostra energia allora abbiamo E per A per delta X è uguale a la densità rho per A per delta X per C per U di XT. Quindi A delta X li possiamo semplificare e quindi abbiamo che E è uguale a C per rho per U di XT. Quindi qui dentro possiamo mettere direttamente la derivata, possiamo scrivere derivata rispetto a x di c rho u di x. Supporremo poi che c e rho siano costanti, per cui li porteremo fuori. Ora dobbiamo legare il flusso di calore alla temperatura. Ecco, per fare questo dobbiamo scomodare il signor Fourier, che tra una serie di Fourier e un'altra ha studiato questo tipo di fenomeni e ha scritto la legge di Fourier. Allora, la legge di Fourier dice questo, che phi di xt è uguale a meno k0 du su dx, cioè il flusso di calore è proporzionale, k0 è una costante positiva, alla derivata, in realtà al gradiente della temperatura, si dice normalmente, anche perché quando siamo in più dimensioni questo è proprio il gradiente, però con un segno meno. Questo k0 si chiama conduttività
termica e dipende dal tipo di materiale.